Avala, avala, avala. Vele, vele, avala, 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 avala. Avala, 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 avala. Se calenta esta callejón de mi recuerdo. Pero se calenta esta callejón de mi recuerdo. Ci troviamo a Santiago de Cuba. Per me è un'occasione molto particolare perché stiamo facendo la rotta della rumba con Timbalaye 2017, quella iniziativa che è nata da Irma Castillo, da Ulises Mora, da Chiara e altre persone che collaborano con lo staff di Timbalaye per far conoscere a noi più in profondità cosa è la rumba. Però una cosa che abbiamo capito una volta che eravamo qui a Cuba è che Timbalaye non è tanto una manifestazione per noi, è soprattutto una promozione della rumba qui, in Cuba, dove c'è anche bisogno di recuperare e di promuovere questo ballo e questo canto così tipicamente cubano. Allora, è con noi Juan Campos, conosciuto in tutto il mondo e certamente qui a Cuba come Chan. Per me è stato interessante vedere come in tutti i posti dove ci siamo fermati durante questa rotta della rumba, Chan veniva subito riconosciuto, celebrato. C'era tanta gente che voleva vederlo e che voleva parlare con lui. Lui ha 80 anni, ma questo non è stato mica un problema per fare questo lungo viaggio che è partito a La Habana e Pinar del Rio. Oggi siamo a Santiago de Cuba e non abbiamo ancora finito. Quindi la mia prima domanda a Chan è proprio su Timbalaye. Perché hai partecipato a la ruta de la rumba? Bueno, mira, Javier, no es primera vez ahora que estamos aquí en Santiago de Cuba en la ruta de la rumba, que yo he tenido participación gracias a Ulises Mora y a Irma, que me han invitado. Pero anteriormente a esta gira, yo estuve en Veracruz, en México, en representación de Timbalaye, con un difunto ya que no existe, que es Giovanni del Pino. Allí se trabajó, se hizo un buen trabajo allí. Después tuve la buena gracia de ir a Italia también en representación de Timbalaye. Allora, lui ci racconta che non è la prima volta che partecipa a Timbalaye. Lui è stato un po' dall'inizio dell'iniziativa, quando è nata. Uno dei primi viaggi che hanno fatto fuori di Cuba è stato proprio a Veracruz, in Messico, che è uno dei punti di Timbalaye, così come lo è l'Italia, dove si sono trovati dopo e dove lui è venuto già più di una volta. Allora, racconta, che è per te Timbalaye? Bueno, per me Timbalaye è una cosa molto grande, una cosa tan grande come Yoruba Andao. Puedo comparar a Timbalaye con Yoruba. O algo más profundo tiene Timbalaye. Tiene muchas cosas muy buenas porque esta trayectoria que se ha hecho ha sido una trayectoria para rescatar una cosa que estaba ya imaginada, que es la rumba, que es lo más grande que ha podido hacer Ulises en este género. La rumba, porque la rumba es muy grande, muy tradicional, muy cubana. Muy bien. Allora, lui ci racconta che per lui Timbalaye è una grande iniziativa ed è una grande iniziativa che può essere anche come Yoruba Andavo,
que è il grande gruppo folclorico di rumba cubana qui, del quale fa parte, perché è stato uno dei fondatori, proprio Chan. E ci racconta che in verità il lavoro di Ulysses e Irma è molto apprezzato, perché è stato veramente una cosa importante per lo sviluppo della rumba, che era un po' marginale. Allora, perché era diventata marginale la rumba? Che hizo che la rumba perdiera su forza e che haya sido necessario rescatarla? Que la rumba tiene una trayectoria muy grande, mi hermano. Para mí, la rumba es el valor ético nacional, internacional, porque la rumba levanta un pueblo. La rumba levanta un pueblo, levanta muerto. ¿Y entonces en qué momento empezó a ser recuperada aquí en Cuba? Casi al triunfo de la revolución. Ya. La revolución ayudó mucho al problema de la rumba, porque estaba marginada. Ya. Allora, Luigi racconta che la rumba era un po' marginata prima della rivoluzione, anzi abbastanza marginale, e che è stato grazie alla rivoluzione cubana possibile iniziare un processo di riscatto. E lui ci diceva che la rumba non è solo un ballo, non è solo una musica, è anche una posizione davanti alla vita, anche una posizione etica, morale, insomma un modo di vivere, no? Dimmi una cosa, a me una delle cose che ha sorpreso di più, perché non lo avevo capito bene, è che la rumba qui è una manifestazione fondamentalmente della comunità nera cubana, cioè dove siamo stati, è stata la comunità nera a ballare, a cantare e a espressarsi con la rumba. Perché questo? Perché è un movimento, è una forma di vita che rappresenta soprattutto la comunità nera dell'isola? Bueno, mira, Javier, hubo un tiempo aquí que la rumba no tenía ese valor, porque existía un poco de racismo. Y el blanco no entendía que la rumba fuera lo que es hoy, patrimonio de la humanidad. Porque el blanco no tenía tanta participación en la rumba. Hoy, gracias a la revolución, el blanco tiene una participación tan grande como la del negro. Y se familiarizan tanto el blanco como el negro en el problema de la rumba, porque la rumba es amor. La rumba es clave, la rumba es amor, la rumba es corazón. ¿Cuál es el origen de la rumba? ¿De dónde viene la rumba? ¿Por qué tanto tambor? ¿Por qué? ¿Qué está en la base de la rumba? La rumba viene de África. Viene de África. No tanto de África como de Matanza, como de Santiago, como de La Habana. Por lo tanto, está muy ligada a lo que fue la esclavitud de una época. Sí, 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 porque el esclavo jugó un papel muy importante en la rumba. Porque al esclavo le daban un día al año para que se divirtieran. Y ese día era un día muy propicio para la ciudadanía, que era el 6 de enero, Día de Reyes. Ajá, interesante. Allora, lui ci racconta che nell'epoca coloniale, quando c'erano gli schiavi, il 6 di gennaio era un giorno libero per gli schiavi, e quel giorno si ballava soprattutto rumba. Era la rappresentazione di amore, se si vuole anche di un giorno di libertà degli schiavi. La rumba è arrivata dal mondo africano, è nera, però con il tempo anche il bianco ha cominciato a ballarla,
e quindi è diventata una cosa più universale. Come lui dice giustamente, oggi è stata dichiarata a novembre dell'anno scorso in Addis Abeba dalle Nazioni Unite, in particolare dalla UNESCO, come patrimonio universale dell'umanità. Proprio perché si balla in Italia, si balla in Messico, si balla in tanti paesi, rappresenta gli interessi e le aspirazioni di tanta gente. Bene, yo creo que ha sido muy interesante lo que nos has dicho. Cuéntanos un poco, ¿vas a volver a Italia? ¿Tienes en programa ir a Italia? ¿Quieres decirle algo a los italianos? Bueno, yo estoy dispuesto a ir con Timbalay, donde sea. Donde quiera que me sorprenda, que fue muy verdadero, que decía nuestro comandante, donde quiera que me sorprenda la muerte, bienvenida sea. Bien, y dime una cosa, tú en este programa de la rumba, tu agrupación, ¿qué piensa hacer en el próximo tiempo, Yoruba Andavo? Bueno, ya yo hice bastante con Yoruba Andavo, hice bastante con Yoruba Andavo. Y estoy dispuesto a seguir haciendo, pero ya los años no me lo permiten. Ya pesan los años bastante en mi persona. Pero bueno, me queda el amor, me queda el sentido, me queda aquel corazón que todavía está dentro de Yoruba Andavo. Luchi dice proprio adesso che non è tanto attivo ormai con Yoruba Andavo, perché ormai è una certa età. Però io vi posso dire, amici miei, che in questi quasi due settimane che ormai abbiamo trascorso, lui è stato in ogni singola manifestazione ed ha cantato, non una canzone, parecchie canzoni, e ha anche ballato, come vedremo nei videos. Allora, questo è Juan Campos. Grazie, Chan. Muchas gracias a ti, Javier. Porque no es primera vez que tú me entrevistas. Ya tú tienes bastante conocimiento de mi persona. Tú sabes la calidad de persona que soy yo, que yo doy lo que no tengo por estar con mis buenos amigos, con mis seres queridos, con los seguidores de la rumba, porque la rumba, independientemente que es patrimonio de la humanidad, hoy la rumba es corazón, armonía, clave. Corazón, armonía e clave. Ecco l'essenza della rumba, tu l'hai detto. Grazie amici miei, grazie Chan. Come potete vedere ci vuole proprio bene a noi italiani. Alla prossima. De Belén el callejón de San Isidro la Peña. Cuando a cualquiera le enseñan a cantar el guaguancó, se están divirtiendo la gente y a mí que me gusta el ambiente me voy para allá. Se están divirtiendo la gente y a mí que me gusta el ambiente me voy para allá. Y es donde se canta la rumba, donde baila el guaguancó. El actor es mi la rumba se pone buena en su celo. El acorde es mi callejón. Mi papá que me llama eso te lo canto yo. El acorde es mi callejón. Wow, cuando moro mi are, eso te lo bailo yo. El acorde es mi callejón. Oye, si mañana yo me muero canto un rito agua. El acorde es mi callejón. Oye, yo no tengo culpa, ya la rumba se formó. Por todos los callejones la rumba la canto yo. Yo no tengo culpa, ya la rumba se formó. Yo no tengo culpa, ya la rumba se montó. Mañana yo me muero canto un lindo guaguancó. Yo no tengo culpa, ya la rumba se montó. Belén, Belén, que me muero, eso te lo digo yo. Yo no tengo culpa, ya la rumba se montó. Pero pa' que me llama eso te lo canto yo. Yo no tengo culpa, ya la rumba se montó. Bomborere, bomborarara. Bomborere, bomborarara. Bomborere. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver.
señora. Bomboré, bomboré. Si tú no tienes paraguas, bomboré. Bomboré, bomboré. Yo te quiero, gafa de bomboré. Bomboré, bomboré. Bomboré, bomboré. Mariana, la tere, 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 Mariana,